Si è svolto sabato 5 giugno scorso presso l'aviosuperficie di Valle Gaffaro, situata nella splendida cornice del Delta del Po e del Bosco della Mesola, il meeting della nuova Associazione Nazionale Città dell'Aria, durante il quale sono state messe in luce tutte le opportunità e le sinergie per incrementare l'incoming turistico aeronautico del territorio, sfruttando il bellissimo approdo avioturistico presente in questa zona. La conferenza è stata tenuta dal promotore dell'iniziativa, senatore Luca Briziarelli, ed ha visto la partecipazione di moltissime figure di rilievo, tra cui il segretario di Stato della Repubblica di San Marino Federico Pedini Amati, il presidente del CONI Emilia Romagna Andrea Dondi, i sindaci Alice Zanardi del comune di Codigoro, Gianni Michele Padovani del comune di Mesola, Cristian Bertarelli del comune di Lago Santo, Diego Viviani del comune di Goro e Roberto Marin, vice sindaco del comune di Bassano del Grappa. Erano presenti anche rappresentanti delle realtà sociali ed economiche delle comunità locali, insieme a molte rappresentanze del mondo aeronautico italiano. Oggi il mondo del volo e del turismo aereo, già molto diffuso all'estero, ma visto fino a poco tempo fa con indifferenza, ignoranza e superficialità, sta vivendo finalmente una nuova era, anche grazie alla proposta di legge voluta proprio dal senatore Briziarelli, ratificata da tutto l'arco parlamentare e messa a punto grazie all'impegno e alla partecipazione di enti, associazioni e media del settore. È stata immediata, già il giorno stesso, la richiesta da parte dei convenuti di progettare insieme il prossimo futuro dell'avioturismo e del volo sportivo in questa straordinaria area della provincia di Ferrara, che tutto il nord Europa desidera scoprire e conoscere meglio arrivando dal cielo. Senatore, com'è andata questa giornata? Cosa ne pensa e quali sono le prospettive? Un'ottima proposta, in un posto meraviglioso non poteva che andare bene, quindi la legge sarà già l'8 in Commissione Trasporti al Senato, inizierà il suo iter finalmente, ma l'Associazione Città dell'Aria è già realtà e oggi l'abbiamo presentata, il titolo significativo fra storie e luoghi, luoghi dell'anima e anche dell'immaginario oltre che reali, che ovviamente punta a mettere in rete l'avioturismo, che è il pilastro centrale anche della legge, facendo squadra fra i comuni, ma, e questa è una particolarità di questa associazione club di prodotto che riunisce le città dell'area, ma anche le ASD, i gestori, i produttori, gli aeroclub, tutti coloro i quali ruotano intorno a questo mondo che rappresenta cultura, rappresenta sociale, rappresenta sport, ma rappresenta anche turismo e un volano sul piano economico. Oggi abbiamo presentato l'iniziativa e fa parte di una serie di incontri che avremo sul territorio, molti altri ce ne saranno, per arrivare poi il 24-25 luglio a Bellaria ai primi stati generali dell'avioturismo in Italia, la presenza del ministro Garavaglia che ringrazio per il sostegno che sta dando all'iniziativa e permettetemelo oggi non solo un comune, ma abbiamo avuto una nazione intera che ha aderito perché c'è stata la presenza del segretario di Stato al turismo della Repubblica di San Marino che ha annunciato l'adesione al progetto, il convinto sostegno, quindi volevo ringraziarlo personalmente Federico Pedini Amati per la presenza e per il sostegno, quindi siamo già internazionali. Oggi a Valle Gaffaro abbiamo Federico Pedini Amati, il segretario di Stato della Repubblica di San Marino. Anche a San Marino l'avioturismo è una realtà e la testimonianza è lei che oggi ci è venuto a trovare. Cosa ne pensa di questa giornata dedicata alle città dell'aria? La Città dell'Aria è un'iniziativa prestigiosa, eccellente, che devo dire sta seguendo in maniera egregia il senatore Briziarelli da diverso tempo, avendo proposto una legge a tutto tondo che andasse a regolamentare quello che è il mondo dell'aviosuperficie. Ci sono tantissimi appassionati dietro l'arte del volo, la chiamo arte perché a mio modo di vedere il volo è un'arte oltre che una passione, ma c'è un mondo turistico che è legato particolarmente a questo settore. Molte di queste aviosuperfici possono diventare, come è diventata anche quella della Repubblica di San Marino, un punto di aiuto per lo Stato, lo voglio definire così perché moltissime di queste aviosuperfici possono essere utili per la protezione civile, insomma dei punti che possono aiutare direttamente anche lo Stato. San Marino crede a questa normativa, sostiene l'iniziativa del senatore Briziarelli e anche parlando con il ministro Garavaglia questa iniziativa davvero
che si sta portando avanti a livello legislativo vede, come dire, nel proprio riconoscimento talmente tanto valore che mi sembra un'iniziativa di legge che sia apprezzata da tutto l'arco parlamentare, indipendentemente dai colori. Perché, ripeto, l'arte del volo rappresenta un unicum, un mondo, una realtà, una nazione, e rappresenta in qualche modo anche due stati che sono la Repubblica di San Marino e l'Italia. Con questa normativa devo dire che anche i nostri piloti e la nostra piccola realtà torna a essere quello che lo era prima, cioè ad avere la possibilità di atterrare in ogni aviosuperficie italiana, cosa che auspicavamo e che in qualche modo già facevamo in tempi passati. Quindi San Marino c'è, sostiene la legge, l'iniziativa, e perché no, in futuro vorrà essere protagonista insieme all'Italia di nuove iniziative del genere. Allora arrivederci a San Marino, e arriveremo con tutti gli aerei a fare festa a San Marino e a celebrare l'avioturismo anche da voi. Grazie. Assolutamente sì, vi aspettiamo. Oggi io qua sono arrivato in aereo con il presidente dell'Aero Club di San Marino, Edgardo Casali, che è qui con me, e non posso far altro che ringraziarli e apprezzare particolarmente tutto quello che è stato fatto e che verrà fatto. Grazie a voi. I prossimi appuntamenti con l'associazione Città dell'Aria saranno presso l'aviosuperficie di Castiglione del Lago sul lago Trasimeno in Umbria e in Emilia Romagna a Bellaria Igea Marina il 24 e 25 di luglio, con il primo festival delle città dell'aria e la prima assemblea nazionale dell'omonima associazione, che vedrà la partecipazione di centinaia fra amministratori locali e piloti ed avrà come epilogo, misure sanitarie permettendo, anche il grande show aereo con la possibile partecipazione delle frecce tricolori. We'll be right back.